più che altro per farvi vedere. Ora, queste, come vedete, sono piante molto folte, e quando sono molto folte ce ne sono meno di questi rami. Quando invece si fa una potatura energica, di solito la risposta è molto forte. Sì, grazie. Allora, questo non è... Allora, io bisogna faccio una cosa. Tanti, io vi ho detto che non bisogna non salire sale. Sulle palle. Monta di qua, monta di qua, vieni di qua. È peggio salire quando sono bagnato. E quindi, siccome di solito quando facciamo queste cose sono sempre cose che contraddicono quello che uno predica, non avete visto nulla, ok, tiriamo giù questo rame. Non è quello? Quindi quelli che vanno in verticale. Anche gli altri vanno in verticale, però l'ho tolto uno, lasciati. Ma per capire, no, ma questo si fa dovrebbe stare. Dov'è il ramo che ho tagliato? Gli serviva. Grande, ma 3 anni fa era un succione vero. Cioè rami verticali, molto vigorosi. La vigoria la vedete già al termine del primo anno, come diametro, come lunghezza totale, come lunghezza dei laterali che sviluppa. Infatti qui lo vedete, questo è un succhioncello, nel senso, questa forza, questo vigore, che questi rami che fanno solo legno, inizialmente fanno solo legno, la potete valutare e voi trovate rami che in un anno vi crescono quanto è questo, questo c'ha più di un anno, molto rivestiti anche di laterali, oppure trovate qualcosa di più debole, oppure trovate qualcosa che non chiamiamo nemmeno più succhioni, perché magari non ha nemmeno i laterali o c'ha due cose molto deboli e a volte non partono nemmeno molto verticali, ma sono già un po' piegati e sono rami a legno puri e semplici. Allora, io vi ho detto che spesso la gestione di questi succhioni è sbagliata. Ed è sbagliata perché normalmente quando si trovano rami verticali inseriti al centro si prende e si levano tutti. Invece questi succhioni, soprattutto quando molto abbondanti, qui ce ne sono pochi, ma si vedono anche nelle vostre zone, dopo gli interventi di ristrutturazione, quando le piante sono potate acefale, non è questo il caso, cioè acefalo vuol dire che se fanno delle capitozzature in cima alle branche e quindi la pianta risponde di lì, si vedono anche a distanza, cioè questa specie di nidi di cicogna di vegetazione molto folti, che poi in capo a 2-3 anni diventano proprio dei palloni di vegetazione. E tutti gli anni bisogna tornare lì a levare e tutti gli anni la pianta li riforma. E io li levo e la pianta li rifà. Praticamente un ciclo infinito dove io metto del lavoro di cui non vedo i risultati perché la pianta me li rifà uguale. La pianta destina le migliori risorse a sua disposizione per produrre questo materiale, a scapito invece della produzione. Quindi la pianta rimane squilibrata al legno, perché la produzione è anche il risultato di un equilibrio fra l'attività vegetativa e l'attività riproduttiva. Quindi il nostro obiettivo è di far sì che delle piante producano e producano bene con un po' di rinnovo vegetativo, in modo che la produzione va avanti il più costante possibile e entro certi limiti si rinnova anche da sé. Quando invece la pianta, e quasi sempre il motivo scatenante è una potatura eccessiva. Una potatura straordinaria e quella è normale, ma spesso una potatura anche annuale in cui si va lì e tutti gli anni si taglia molto, troppo. A quel punto la pianta riesplode con questo tipo di rami e vengono levati tutti. Quindi voi vedete tutte queste parti interne delle branche che sono completamente private di questi rami. Perché è un errore? Perché capite bene che in questo modo io ti tiro una sassata e lui mi ritira una sassata. Qual è la sassata? Poto troppo, in risposta a quei tagli
la pianta mette in moto delle gemme sotto la corteccia, che io non vedo, non sono le gemme quelle che di solito vediamo all'ascella delle foglie, io qui le vedo le gemme, ma quando taglio un ramo, se io tagliassi qui anche non vedendo niente, state sicuri che nascono dei nuovi rami nella zona sotto il punto di taglio. E da dove nascono? Da delle cellule che si trovano sotto la corteccia, che anche se levo la corteccia oggi non le vedrei, ma che cominciano a moltiplicarsi una volta che ricevono lo stimolo. Quale stimolo? Ho tagliato, ti manca la chioma, investi in nuova chioma, hai bisogno di nuove foglie. Molto spesso vanno l'una sovrapporsi all'altra, quindi in alcuni punti, per esempio questa branca qui che tocco adesso è soggetta in parte alla vegetazione di quest'albero qui e in parte di questa branca qui e in parte alla vegetazione di quell'altra branca. Io posso fare tutta la potatura, che posso prenderci un'ora su quest'albero. Se non ho risolto il problema su, non piglierà mai forza, che vuol dire? Non si rivestirà mai. Questi rami rimarranno sempre così, in una sorta di stato fermo. Vedete che sto intervenendo abbastanza energicamente in alto, qui era stato un pochino lasciato andare, anche perché probabilmente ha prodotto bene questa parte qui, però adesso c'è bisogno di sfoltirla, se no ho dei contraccolpi su tutto il resto dell'albero. Proprio non ci siamo, quindi la devo indebolire. Come la indebolisco? Gli levo superficie fogliare partendo dall'alto. Facciamo così. Naturalmente voi non mi state vedendo che sono salito sull'alto, e io vi dico non ci dovete salire e poi non dovete usare le scale. D'olive in questo metro cubo nemmeno, qui guardate a dove parte, cioè sono 5 metri di trasporto. Qui le olive non le portate fuori da dentro, le state portando a spezzo, forse ancora di più. Quindi è chiaro che qui a un certo punto la cosa migliore sarà tornare indietro. Ma è già il momento di tornare indietro? Io dico di no. Perché? Perché guardate quanto abbiamo levato. Siamo già probabilmente oltre quel 20% di più. In aggiunta, io posso anche tornare indietro qui ora, ma io qui non c'ho nulla. E per un 2-3 anni, anche se mi ricaccia e mi ricaccia bene, certo non ci raccogliete nulla. Quindi io in mente già devo avere che una volta ottenuta la reazione, perché ora qui arriva una bella luce, questa branchetta si rinforzerà, qui magari si riveste anche meglio, scende investimenti, quanto siano forti, questo neanche un mago vedete. Allora è evidente, se io guardo i singoli rametri che sono qui, qui è uno di quei casi dove io ci posso stare mezz'ora solo a fare questo lavoro qui, e mai vi posso dire no, lasciateli stare perché questa è roba buona. Siamo tutti d'accordo che è
roba esaurita. Però io vi dico, questo lavoro qui probabilmente è superfluo. Perché? Perché io già ho in mente che questa pianta la devo arretrare qui e si spera forse addirittura di portarla qui in modo da guadagnare questo metro abbondante nel futuro. Allora è inutile che io stia a fare tante sforbiciatine, anche perché questa scuola è finita di potatura e qui ci sono due bambini simpatici. Andiamo a prenderli ancora un po' di pane. Ci sono anche i grissini e il pane, guarda qui che meraviglia, un grissino, vieni, vieni te. Bello lui, che bel naso caldo. Sono bellissimi.